Buongiorno ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video qui sul canale di Gabatra80, cioè io. Prima di iniziare con il video vi volevo chiedere, se avete tempo e avete voglia, di iscrivervi qui sotto al canale e cliccare sulla campanellina in modo da rimanere aggiornati quotidianamente su tutti i contenuti che vengono postati su questo canale. Oggi ho deciso di fare un video un pochettino diverso. Mentre girovagavo nei meandri più oscuri della rete, ho ritrovato un video di una mia gara del 2014 in Inghilterra nella categoria Club 100, che sono dei kart 125 motorizzati TKM a presa diretta, raffreddati ad aria. Ho deciso di proporvi questo video perché secondo me è molto interessante, perché penso che sia la gara in cui io abbia incontrato le condizioni meteorologiche peggiori della mia vita. Fatto sta che noi kartisti, che amiamo talmente tanto lo sport e non siamo traviati ormai da tutte queste leggi che vediamo ormai in televisione su sport di cui non faccio il nome, Formula 1, abbiamo deciso ovviamente di correre lo stesso. Era il 2014, erano le prime gare che facevo sul go-kart. Si tratta di una gara di endurance e si divideva il sedile con un altro o altri due piloti, adesso non mi ricordo, e si gareggiava per un totale di 2 ore. Che dire, lo guardo con voi, mi metto qua vicino e vediamo com'era andata questa giornata. Si parte correndo, bene. Qui vedete, si fa il cambio pilota. Questa era una gara di endurance, quindi durata di 2 ore, e tra un cambio pilota e l'altro bisognava fare il rifornimento di benzina e via. Questo evento è stato un pit stop veramente terribile. No raga, ma che roba era la pista? Viene freddo solo a guardarlo, a ripensarci. Ma che roba, non stava dritto neanche sul rettilineo. Un lieve sottosterzo. Io ho guidato qualche volta sulla pioggia, spesso in Inghilterra, ma questa forse era la volta peggiore. Dicevo che questo stint era il secondo, quindi aveva già guidato il mio compagno. Ora vengo sul passato. Una cosa che mi ricordo delle gare di endurance era effettivamente difficile partire secondi. Avete detto che schizzo? Partire secondi e riuscire a prendere il ritmo, perché tu sostanzialmente entravi in gara quando c'erano tanti altri piloti che magari avevano completato già più giri e avevano preso un ritmo migliore. Quindi trovare il passo mentre loro giravano già su tempi buoni. Oppela! Ah. Oh, scusi. Comunque vedete che sembra quasi veramente di guidare sul ghiaccio questa roba. Guardate qua a sinistra la pozza, pronti? No, l'ho mancato. Ma adesso, comunque, praticamente lo scopo di questa gara era rimanere sulla parte nera di asfalto, perché ecco appunto, ciao, lui ha deciso di prendere una via secondaria. Che ne avevo detto? Che ne avevo detto, Tommaso? Accendi, accendi! Guardate come scivola. Devo dire che sono curioso di riprovare uno di questi car sul bagnato. Piano col gas. Avete visto l'acqua ancora? Spesso i cordoli sono vostri amici in queste condizioni, perché sono la parte con meno acqua, quindi l'acqua scivola via e è quella con un pochino più di grip, ma non tutti. Poi questa pista è Buckmore Park, molto famosa. Speedboat!
Allora, molti di voi penseranno sicuramente che io sto andando pianissimo in questo video. E di tempo sì, sto andando piano, non sto girando veloce. C'è gente che gira molto 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 più veloce di me. Ma in realtà sto sforzando troppo. Se voi vedete, quelli che vanno veramente forti sul bagnato vanno veramente piano. Vedete, qua ho spinto un po' troppo, sono andato largo. Tenuto. Comunque, ripeto, i cordoli molto spesso sono vostri amici, a parte nei tornantini dove magari è meglio tenere una linea da bagnato, quindi andare più larghi, molto spesso nelle curve un pochino più veloci, come in questo caso, ti aiutano a tenere il car piantato. A parte qua che c'è l'acqua. Qui ragazzi, guardate sul rettilineo qua. Quanta acqua che si solleva. Bloccato. Come si frena, ragazzi, sul bagnato in queste condizioni con le slick? Col pensiero, veramente col pensiero, perché basta un minimo di forza in più per bloccare l'asse dietro. E tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Leggero, leggero, no! Visto? Basta veramente poco per bloccare. Vi starete chiedendo, fa freddo? Sì, fa freddo, tanto freddo, specialmente le mani. Oh. Ti prendo. Grazie. E levati. Ecco, questo è il classico bandito, ragazzi. Bandito. Scarpa da ginnastica. La scarpa da ginnastica è un chiaro indicatore che se vedete uno che si lancia con la scarpa da ginnastica allo suo interno, state attenti. Comunque vedete dei movimenti molto bruschi a volte sul volante. Io ho sempre pensato che quei kart lì sul bagnato andassero guidati puliti puliti. In realtà non è così, quelli veramente forti anticipano molto l'ingresso in curva e girano molto forte il volante, caricando di colpo il go-kart finché non prende il grip, riescono a farlo girare scivolando e poi accelerano rimettendo il volante dritto. Comunque non è un buon esempio della guida bagnata in generale, è un buon esempio per quanto riguarda questi go-kart in quelle condizioni con le slick. Cerchiamo di capire un secondo cosa succede su una pista quando piove. In condizioni di pista asciutta, la gomma calda del kart tende a rilasciare delle particelle che piano piano vanno a ricoprire lo strato di asfalto. In questa condizione la pista si dice essere gommata. In condizioni di pista asciutta, una pista gommata produce un grip maggiore rispetto a quella non gommata. In caso di pioggia, però, lo strato di gomma depositato sull'asfalto impedisce ad esso la sua normale funzione di drenaggio, favorendo quindi la formazione di uno strato d'acqua sulla pista. Questo strato d'acqua, in base alla sua entità, contribuirà sia a rendere la pista più scivolosa riducendo le performance, sia, in casi più gravi, ad innescare l'aquaplaning, condizione in cui la gomma non è più a contatto con l'asfalto, ma bensì galleggia sullo strato di acqua depositata, rendendo il mezzo ingovernabile. Ma andiamo a vedere qual è, a livello teorico, la linea ideale da bagnato. In frenata, in caso di pista asciutta, la Ferrari di Charles dovrà andare a sfruttare la parte esterna della pista per due motivi. Uno è la parte più gommata. 2. Stare largo gli consentirà di ampliare il raggio di curva e quindi riuscire ad avere più velocità sul punto di corda. In caso di pista bagnata, invece, Max dovrà cercare di andare a frenare 3 o 4 metri più all'interno, in modo da evitare la striscia di pista gommata utilizzata dalla Ferrari di Charles. Finita la frenata, a Max converrà utilizzare la parte più esterna della curva, in quanto essendo meno gommata, sul bagnato produrrà maggiori livelli di grip. Adesso Max dovrà cercare di valorizzare l'uscita e per farlo sul bagnato è essenziale rimettere le ruote dritte il prima possibile. Quindi a centro curva dovrà rallentare la macchina, spigolare la curva raddrizzando la macchina verso l'uscita ed aprire il gas. Ecco sovrapposte come si comparano le due traiettorie, in rosso da asciutto e in blu da bagnato. Comunque volevo dire, secondo la mia esperienza, che la linea perfetta da bagnato non esiste, secondo me. I piloti più forti, infatti, sono quelli che sono in grado di adattare la loro guida costantemente alle condizioni della pista. Sono quelli che, sì, hanno la conoscenza teorica della linea migliore da bagnato, però osano ogni giro provare una soluzione diversa, cercano il grip in tutte le parti della pista.
Quindi se volete un consiglio spassionato da me, in condizioni di pista bagnata cercate dov'è il grip, provate, provate, provate. Aggressività solo sul rullante, non sui pedali, mai. Molto importante era anche l'utilizzo del corpo nelle curve, quindi spostare il proprio peso sulla parte esterna aiutava parecchio a raggiungere elevati livelli di grip, elevati, maggiori livelli di grip sul bagnato. Ragazzi, mi è venuto voglia di farmi un tè caldo guardando questo video, non so voi. Comunque, se ve lo state chiedendo, non ho indicazioni né della posizione di partenza né di quella di arrivo. Le tac, il guantino per lavare i piatti è l'essenziale nel kart quando piove. Ecco, magari comprateli un pochino più grossi rispetto al mio che gli si è rotto il ditone. Via! Oh, che è sto pazzo? È un missile! Ah, vedete quel kart con le strisce gialle e nere? Quelli erano i pusher kart. Siccome questi erano kart presa diretta, quando ti giravi il motore si spegneva e loro venivano dietro di te con sta pala, ti alzavano il sedere del kart e ti riaccendevano il motore. Ecco il pusher kart. Vado a spingere io lui. Però mentalmente stare concentrati sul bagnato così alle lungo non è semplice. Anche perché, come vedete, è una continua lotta. Comunque potete vedere che ho ancora i miei guanti, non li ho mai cambiati. I miei alpine sta bianchi, sono il primo indumento da kart che ho ricevuto. Non ne ho mai avuti altri. Hanno visto acqua, fango, neve, sangue. Tutto giù! Ecco, finito. Bisogna ricambiare il kart. Cambio pilota. Togli il tappo. Salta giù e rifornisci. Davide! E finisce così. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, ovviamente, per favore, thumbs up, schiacciate like e condividetelo subito con i vostri amici, se no vi dimenticate. Forza, share, share. Vi ricordo che ho anche una pagina Twitch, vi lascio il link qui sotto nella descrizione, sulla quale il mercoledì sera farò degli streaming, ovviamente simulatori di guida. Vi lascio anche il link alla mia pagina Instagram e alla mia pagina Facebook, se volete mettervi in contatto con me. Vi lascio qui nel box della descrizione anche la mia mail. Se avete idee per collaborazioni o se avete un brand che volete promuovere attraverso il mio canale, magari, che so, durante la prossima stagione kartistica, contattatemi qui. Quindi ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!